Aspettative alte su di voi, come le vivete? Ma come le viviamo? Come alla fine ci stiamo già vivendo tutte le gare già da un po', comunque insomma, dall'inizio stagione che abbiamo dimostrato di essere forti, molto forti. Come ho già ripetuto un po', io forse sono uno abbastanza da spirito di gruppo, quindi diciamo che penso che magari possa essere anche uno stimolo il fatto di essere in tanti a essere, diciamo, essere favoriti. Siamo tutta la squadra, non il singolo, ci distribuiamo un po' le varie tensioni, penso, tra uno e l'altro. Vi distribuite la pressione, esatto, penso che tra tutti, sperando che appunto tra tutti uno almeno uno porti a casa qualcosa di buono. Senti, mandiamo un saluto a tua sorella che non è qua, cosa le diciamo? No, niente, non c'è bisogno di dire niente, lei è forte. Beh, la stagione non è finita, eh? Non è assolutamente finita, anzi, mi spiace sicuramente essere qua insieme a lei, sarebbe stato ancora meglio, diciamo, la ciliegia sulla torta. E cosa devo dire, insomma, cercherò di, sicuramente quando sarò al cancelletto ci sarà un po' di lei anche in me sicuramente, quindi sarà una forza in più per me, penso. Al massimo le dedichiamo qualcosa. Spero di poterle dedicare qualcosa, certo. Sicuramente sarà una coltivazione in più questa mancata presenza di mia sorella. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.